Siamo con Antonio De Pantis, presidente dell'Associazione Alto Casertano, nonché fondatore del premio Legalità. A pochi giorni dalla premiazione, intanto ci vuole dire in anteprima chi sarà il premiato. Sì, quest'anno, perché si tratta di un premio ciclico annuale, sarà il prefetto di Caserta, il dottor Giuseppe Castaldo. Quando si terrà? Lunedì 23 settembre alle ore 17.30 presso la struttura ricettiva del Casale di Riardi. Ecco, Presidente, come nasce questo premio? Innanzitutto e quando? Nasce nel 2017, quando alla morte di mio padre si decise di istituire il premio Legalità. E il primo che ebbe questo riconoscimento fu l'allora procuratore vicario della Repubblica di Venezia, il dottor Adelchi di Ippolito, che sarà poi colui che terrà la prolusione lunedì prossimo, perché c'è sempre un legame con un territorio e un comune casertano per questo riconoscimento. Quindi va alle personalità che comunque abbiano avuto e abbiano un legame sul territorio provinciale. Questa che edizione è? Questa è la settima edizione, anche se poi nel 2020 purtroppo non è stato possibile per ragioni pandemiche assegnarlo in presenza.